E iniziamo a misurare il polso in casa Lametina. Con noi c'è il tecnico biancazzurro Claudio Morelli. Ciao mister, buonasera. Ciao Emilio, buonasera. Ed allora mister, arrivate da una partita bellissima, poi uno può dire vabbè, ma ti è piaciuta perché tu la guardavi da fuori. Sì, ovvio, perché insomma un 3-3 di quel tipo indubbiamente diverte, e però si deve necessariamente ripartire per non perdere terreno dalle due battistrada, e l'avversario è sicuramente uno dei più difficili da affrontare perché la Morrone è giovane e quindi imprevedibile. Purtroppo sì, hai detto bene, perché affrontiamo una squadra sicuramente è molto quadrata, è una squadra che gioca molto bene a calcio, è da parecchio tempo che il gruppo, diciamo, sta insieme. Lo scorso anno, tranne gli attaccanti, se non erro Trombini e Prete, tutto il resto sono quasi tutti quelli dello scorso anno, quindi affronteremo una squadra difficile, non siamo preparati nel miglior modo possibile, anche perché dopo 3 giorni la riaffronteremo per quanto riguarda la semifinale di Coppa, quindi anche psicologicamente non sarà facile. Questa partita come la affronterete, nel senso qual è la situazione fisica della squadra, perché insomma nel corso di queste settimane sicuramente l'infermeria ha avuto la porta molto spesso aperta, se non proprio a parlare di porte girevoli. Sì, sembra che mister, è drammaticamente peggiorata la qualità della ricezione. Pronto? Senti? Ora sì? Senti? Sto dicendo... No. No, si sente male. All'inizio di telefonata si sentiva bene, non so se... Adesso? Pronto? Senti? Così, così? Purtroppo sono fuori. Mi senti adesso? Adesso sembra di sì, sembra di sì. Stavo dicendo, abbiamo un'infermeria che abbiamo recuperato un po' di persone, quindi è bella fuori. Domani abbiamo preparato la partita sapendo, ti ripeto, di affrontare una buona squadra, una squadra molto leggera dal punto di vista di mentalità, non ha nessuna pressione, è una squadra che sta facendo anche quest'anno un ottimo campionato e stanno rispettando i loro programmi, che sono quelli di mettere più giovani possibile all'interno della squadra, quindi merito loro, però domani saremo pronti perché sappiamo benissimo che non possiamo più sbagliare, in quanto quelli che ci precedono stanno andando molto forte. Ecco, l'ultima domanda, anche per non sfidare troppo le antenne delle linee telefoniche, la Coppa Italia, oltre la questione della Coppa Italia regionale, perché arrivati in semifinale è chiaro che ingolosisce, la Promo Sport strizza in qualche modo l'occhio anche al piatto forte, cioè andare avanti il più possibile anche nella fase nazionale, perché comunque ci sono giocatori molto importanti. Poi penso già a Baclè, che ha calcato categorie che c'entrano pure poco con l'eccellenza. Sì, sinceramente stiamo preparando la partita in finale, perché vogliamo arrivare alla finale e giocarci un po' tutto, è una finestra che guardiamo con interesse. Oltre al campionato abbiamo anche la finestra della Coppa Italia, che non disdegniamo, è inutile nasconderlo, fa molto piacere, soprattutto perché la Promo Sport non che si affaccia a questo, credo che la sua programmazione abbia così la programmazione. Niente, adesso purtroppo non si sente più, ad ogni modo diciamo che il mister, da quello che ho potuto capire, mette nel mirino la Coppa, anche perché la Promo Sport, soprattutto con la lungimiranza del presidente Folino, vuole strutturarsi e cercare di togliersi quante più soddisfazioni possibili. Questo credo fosse... Hai detto bene. Ho capito che sono alla grande, sono riuscito. Sei riuscito alla grande. Che poi ora siamo ai saluti e si sente bene nuovamente. Vabbè, pazienza, l'importante è che sono riuscito a restituire al pubblico il messaggio.
Grazie comunque, una buona serata. Un abbraccio, mister, buona serata, grazie. Allora.